Ciao a tutti e bentornati sul canale. Prima di tutto auguri, questo è il primo video del 2018, quindi vi faccio i miei più sinceri auguri per un 2018 pieno di serenità, perché credo sia la cosa più importante. Penso molti di voi sapranno, se sentite un rumore, è il vento che sta per portare via la casa praticamente. Dicevo, molti di voi sapranno che la serenità senza dubbio mi è mancata nel 2017 e nel caso qualcuno di voi non abbia visto il video dove spiego perché sono mancata così tanto tempo dal canale, ve lo metto qui da qualche parte. Quindi vi auguro tantissima serenità, che è la cosa più importante, e poi vi auguro di poter realizzare quanti più sogni avete, insomma, durante questo anno. Detto questo, ho cambiato location, credo che qui sicuramente, da quel poco che vedo nell'anteprima, dovrebbe esserci più luce. Ero lì dietro praticamente per gli altri video, ma la luce è artificiale, veramente pessima, quindi perché sono due lampade da tavolo praticamente, non ho luci professionali, ecco perché la luce artificiale nel mio caso è pessima. Qui sono con la luce diretta. Il piccolo problema è, mi sono attrezzata di un tavolino smontabile perché non posso tenerlo qui davanti, che sarebbe in mezzo alla strada. Ho detto ok, appena avrò un po' di tempo libero inizierò a girare i video dalla nuova postazione. Sembra stia per diluviare, è completamente nuvoloso, non c'è luce, quindi credo vada un po' meglio, ma mi auguro di riuscire a girare i prossimi video con una luce migliore, anche se naturale. Detto questo, cos'altro volevo dirvi? Ah, quindi non fate caso al caos dietro, ma o sfruttavo quel po' di luce rimasta prima che faccia buio o mettevo a posto, quindi non avrei potuto fare entrambe le cose, quindi fate finta che il background non ci sia dietro, che sia tutto bianco. Detto questo, come al solito mi potete seguire anche su Instagram e Facebook, sicuramente su Instagram sono più attiva, almeno una foto e diverse stories al giorno riesco a pubblicarle, quindi se volete lì sono più attiva, mi vedete di più e vedete anche insomma i prodottini che uso, quello che faccio, insomma, cose così. Iniziamo anche l'anno con una nuova tipologia di video che ho deciso di chiamare colpo di fulmine, ovvero quei prodotti che il tavolo traballa, non è il terremoto, quindi se mi muovo e sbatto contro il tavolo si muove tutto, ma anche in questo caso se potete passateci sopra. Dicevo, vi parlerò in questa rubrica dei prodotti che mi hanno fatto innamorare dopo pochi utilizzi. Non credo avrà una cadenza mensile, perché non credo di provare così tanti prodotti ogni mese, perché come sapete io i prodotti li apro ma poi li utilizzo anche, non li apro soltanto per fare i video. Quindi non proverò così tanti prodotti nuovi ogni mese e non credo di essere così fortunata a trovare dei prodotti così wow ogni mese, quindi quando ne avrò accumulati un paio farò il video. Oggi appunto vi parlo di due prodotti ed il primo è questo, e mannaggia me, ho buttato via la scatola, ma poi vi metterò una foto dell'inci. E questo è il Serora Soda Lift Labbra e Contorno di Domus Olea Toscana, eccolo qui. È un siero roll-on. Eccolo, vi faccio vedere la consistenza del siero. Questa è un siero appunto leggero, si assorbe facilmente, ricchissimo di principi attivi come tutti i prodotti Domus Olea Toscana, che sono appunto dei cosmeceutici ecobiologici, made in Italy, anzi made in Tuscany, come dice proprio il nome. E quindi questo è il siero, una consistenza molto leggera, leggermente mentolata appunto perché contiene anche della menta, del mentolo. La profumazione appunto è mentolata ma molto delicata, che si assorbe velocemente. Piccola e doverosa premessa: questa cosa io l'ho detta a diverse clienti con le quali magari appunto parliamo in negozio, abbiamo una certa confidenza, e qualcuna di voi, di queste clienti mi segue, quindi magari starà vedendo questo video. Da qualche mese mi vedevo le labbra invecchiate, cioè panico, terrore totale, mi vedevo il contorno labbra completamente non definito, me lo vedevo secco, lo vedevo raggrinzito, e non era questione di burro labbra, perché lo applicavo molto spesso, le labbra comunque non erano secche, non avevano pellicine, però mi vedevo questo contorno labbra sempre meno definito. E quindi ve lo devo dire, io avevo pensato di contattare il medico estetico dove avevo fatto molto tempo fa i peeling per il viso, i peeling chimici, per avere informazioni su qualche filler all'acido ialuronico che non mi aumentasse il volume delle labbra, ma quantomeno mi reidratasse dall'interno le labbra.
ero proprio nel panico e quindi avevo detto questa cosa anche ad alcuni miei clienti. Ho iniziato ad utilizzare per la mia skincare solamente prodotti da Mussolini Toscana da circa 15-20 giorni, infatti su Instagram vi avevo postato il tutto. Sto utilizzando tutta la linea Sebo Lift per il viso, quindi crema sapone, crema per il giorno, trattamento rinnovatore notte, poi questo per le labbra e il roll-on, sempre il Rhasoda Lift per il contorno occhi. Vi parlo di questo prodotto perché è il primo che ha iniziato a darmi i risultati, poi vi farò un video approfondito specifico su tutto il resto della skincare. Dalla prima volta in cui io ho messo questo prodotto, ho notato subito che le labbra avevano un leggero, cioè c'è stato un leggero effetto plump, quindi un leggero effetto rimpolpante sulle labbra, già da subito dopo pochi minuti, ma le labbra apparivano reidratate in un modo diverso rispetto a quando andiamo ad applicare comunque un lip balm. È come se appunto fossero più idratate, ma dall'interno. Lo so, è difficile da spiegare quello che voglio dire. Le vedevo veramente reidratate come se fossero lievemente rimpolpate. Questa cosa, ovviamente, l'effetto è stato inizialmente momentaneo, quello di avere le labbra e il contorno rimpolpato, perché appunto è un prodotto labbra e contorno, quindi va applicato sulle labbra e leggermente sul contorno labbra. Io cosa faccio? Tengo inclinato il prodotto e lo passo sulle labbra e appena fuori il contorno, poi cerco di fare un massaggio tenendo il prodotto in questo modo. Quindi aiutandomi con la sfera a far penetrare il prodotto e poi quello che avanza lo stendo ben bene con le dita. Questo perché? Perché comunque stando in verticale non esce prodotto, altrimenti tenendolo così il prodotto continuerebbe ad uscire all'infinito. Andando, quindi mi è un prodotto che mi è piaciuto da subito. Ora lo sto utilizzando da circa 15 giorni e vedo che l'effetto dura sempre di più. Mentre prima magari mi durava per quell'oretta dopo l'applicazione, adesso mettendolo mattina e sera vedo che l'effetto è prolungato. Vi metto una foto dell'inci. Non avendo la scatola, non so quanti ml sono, credo 15, ma ve lo scrivo qui da qualche parte per conferma, e il prezzo è di 15 euro. Quindi se anche voi avete questo problema, vedete le labbra un po' invecchiate, oppure volete comunque prevenire e diciamo aiutare le labbra ad essere più idratate e comunque rimpolpate, io ve lo straconsiglio assolutamente. Poi vi parlerò approfonditamente anche di tutti gli altri prodotti. Un altro prodotto che mi è piaciuto dall'inizio, dalla prima applicazione, è questa Mineral Mattifying Powder di Inika. Inika, questa è una mini size che mi è stata omaggiata, sono 0,7 grammi, mi è stata omaggiata al Cosmoprof da Paola, che è la distributrice italiana di questo marchio, che è un brand australiano di make-up eco-bio. È appunto certificato organico, vegan, cruelty-free, ha diverse certificazioni appunto che certificano il prodotto come cosmetico eco-bio in Australia e anche appunto la certificazione Organic Cosmetic. Allora, leggiamo, traduciamo. Una polvere minerale mattificante che assorbe l'eccesso di olio, controlla la lucidità e aiuta a minimizzare l'aspetto dei pori dilatati. È il perfetto step finale nella tua routine di make-up che aiuta a settare il make-up e a prolungare la durata del make-up, la durata e anche l'aspetto del healthy, quindi l'aspetto salutare, diciamo tra virgolette, del make-up aiuta a non far sciupare il make-up durante la giornata. È appunto un effetto sheer naturale matte con o senza il fondotinta. Dunque, quello che mi è piaciuto tantissimo di questa cipria, appunto, che è una cipria mattificante che tiene a bada la lucidità, ma resta comunque sheer, nel senso non va ad opacizzare eccessivamente il viso. Ora, non ho questa cipria sul viso oggi perché non volevo fare questo video, cioè avevo un programma altri video, poi mi si sono un po' incasinate le cose e quindi sto facendo questo per primo. Questa è la polvere, mi è uscita un po' troppo dal tappino perché l'ho capovolta. Comunque, questa è la jar, 0,7 grammi, ma veramente la sto utilizzando da tanto tempo e ce n'è ancora un bel po'. Questa è la polvere, ha una texture sottilissima, veramente impalpabile, estremamente sottile.
va poi a sparire completamente sulla pelle. Cos'ha questa cipria che io non ho mai trovato in altre ciprie mattificanti? Appunto, mattifica, ma al tempo stesso lascia la pelle luminosa. Non opaca, quindi non sembrate delle bambole di porcellana che state lì per rompervi, ma l'effetto rimane molto naturale e comunque dona una certa luminosità, che insomma serve già se, come nel mio caso ad esempio, utilizzate fondotinta opacizzanti, andate a mettere sopra la cipria opacizzante, rischiate di avere appunto un effetto un po' finto. Con questo mi sono trovata benissimo sia con le BB cream che con c'è Olivia che si gratta se sentite strani rumori, che con un fondotinta opacizzante sotto, perché non appesantisce ulteriormente il make up. Quindi è un prodotto che mi è piaciuto, mi sta piacendo veramente tanto, ma mi è piaciuto tantissimo fin dal primo utilizzo. Il prezzo non lo so, ma vado a cercarlo e ve lo scrivo qui, per appunto il prezzo per la full size ve lo scrivo qui da qualche parte. E questi appunto erano i prodotti dell'ultimo periodo che mi hanno fatto innamorare al primo utilizzo, quindi il colpo di fulmine cosmetico. Man mano appunto che avrò altri prodotti che mi daranno lo stesso effetto, lo stesso risultato dei primi utilizzi, li metterò da parte e per farvi appunto un video. E fatemi ovviamente sapere se questa tipologia di video vi può interessare, oppure se non ve ne può fregare di meno. Spero insomma che vi piaccia, perché io la trovo comunque un'idea carina. E niente, come al solito, ci vediamo presto. Ciao!